Beh, senti, però io a fare questi discorsi non mi sento sicuro. Qui è la prima volta che ci vengo. Sì. Dai un'occhiata in giro se non ci sono occhi o orecchie indiscreti. Va bene, vado a controllare di là. Intanto lascio giù i vestiti da maggiordomo. No, 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 non posso farlo. Uccidere qualcuno per che cosa? Soldi. Sporchi, futili soldi che però servirebbero per tante cose. Estinguo il mutuo della casa, cambio la macchina, magari faccio anche un fantastico viaggio. No, ma di là non ho visto nessuno. Quindi? Senti, Bates, è stato un grosso piacere rivederti, ma io adesso me ne vado. No, non puoi. Perché vuoi uccidere anche me? Se fosse necessario ucciderò anche te. Ho studiato questo piano nei minimi dettagli, sono passati mesi, quasi anni, e non sarei certo tu a rovinarmelo. Pensavo a qualcosa che hai sempre desiderato avere, ma che non ti sei mai potuto permettere. Ma, no, non quello che stai pensando, di più. Una... Mi immagina, di una... più. Sì, è quello. Una racchetta da ping pong! Io ti dico, tu mi dici una racchetta. Va bene, avrai la miglior racchetta da ping pong che esista sulla faccia della terra. E sarà tua, solo se mi aiuterò. Ma dai, Vince, ma per uccidere qualcuno bisogna avere un motivo davvero importante. Ma scusa, ha sposato mia moglie, cioè la donna che dovrò sposare. Comunque, dai. Ma dai, addio. No, dai, dobbiamo uccidere Felix. Un gatto? Perché dobbiamo uccidere un gatto? No, Felix Bing, si chiama così quello. Sì, dai, Norman. Io adesso me ne vado, ma prima una curiosità me la devi togliere. Cosa c'è? Cosa ci tiene tua zia in questo vecchio armadio? Non lo so, apriamo con ton là. E lei chi diavolo è? La cameriera. Ha sentito quello che stavamo dicendo? No, e poi io questo Felix Bing non lo conosco neanche. Ma, un momento. Come fa lei a sapere che stavamo parlando di Felix Bing? L'ha detto lei adesso. Ma non mi sembra proprio. No, ma devi stare attento a quello che dici. Pensa se le dicevi che lo vogliamo uccidere. Scusa. No, questo non me l'ha detto. Anche perché sennò avremmo dovuto uccidere anche lei, signora. E perché? Perché nessuno deve sapere che questa sera uccideremo Felix Bing, mia zia Matilda e mia cugina Irina. Bates! Scusami. Signora, ci tocca ucciderla adesso. Uccidermi? Ma no, ma perché uccidermi? Insomma, potreste farmi entrare in società con voi, eh? In società? Beh sì, insomma, ne avete tre da uccidere, sarà meglio essere anche i tre ad uccidere, no? Come il gioco delle tre carte. In che senso? Beh, tre è il numero perfetto, no? Tre erano i tre moschettieri. Tre, la trinità. Aldo, Giovanni e Giacomo. Il buono, il brutto e il cattivo. Sì, va bene, mi avete convinto. Un momento però, ma la fortuna di tua zia? Sì. È veramente, veramente così grande? Di più di quello che immagini, di più. Di più? Sì. Potrò vivere come una regina. Ma di più di una regina, cos'è una regina? Scusami, cosa c'è di più di una regina? Il Papa. Ma il Papa è un uomo. La papessa. Grande. Ma grande cosa, la papessa non esiste. Ma zitto tu. E ascolta, senti, come dividiamo la percentuale? Io ho pensato, 35 a te, 35 a te e a me il 30. Che ne dite? Onesto. No, onesto per niente. Facciamo 40 a me, 40 a lui e 20 a te. No, è troppo poco. E allora facciamo 40, 40 e 30. Siamo tutti a posto. Fa 110. No, non fa 110. No, mi prendi in giro. Dimostrami che faccio 40 più. No, fa 100. Hai ragione, fa 110. Vabbè, ma i numeri sono dettagli, non ci interessa. Quello che ci preme sapere è come lo uccidiamo. Questa sera non ci sporcheremo neanche le mani. Infatti ieri l'ho seguito. È andato al cinema quell'essere. Mi sono seduto esattamente nel posto dietro di lui e ogni volta che c'era le scene di terrore, perché si trattava di un film horror, gli veniva la tachicardia talmente forte che quasi il cuore gli scoppiava. E quindi questa sera questa casa sarà infestata dei fantasmi! E i fantasmi? Non esistono i fantasmi. Appunto! Però saremo noi vestiti da fantasmi. Ah! In pratica sarà una morte naturale. Esattamente. E come facciamo poi per tua zia e tua cugina? Stesso metodo, no? Ma scusami, sei sicuro che funzionerà? Ma vi fidate o no di me? No, scusami. E se poi la paura non dovesse bastare? Allora la paura vorrà dire che si presenterà con... questa! Ah! Chi? La paura? Sì, la paura. Ma scusami, ma carica la pistola? Ci vogliono... bisogna caricarla? Cioè, ci vogliono dire... Oh, ma qui proprio ci stiamo fidando di un idiota, eh? Non ci ho pensato, scusate, capita. Vabbè, puoi sempre provare, non so, a tirargliela in testa. Hai mica? No, non sono molto pratico come soggetto. Altrimenti vorrà dire che la paura si presenterà con un coltello in mano. Ah, molto meglio. Oppure, ho un'altra soluzione. Si presenterà con questo. Ma cos'è, un guinzaglio per portarlo fuori a far pipì? Ma dai! Vabbè, comunque, alla fine di questa sera io avrò tutto ciò che desidero e la colpa non ricadrà neanche su di noi, no, no, perché la colpa ricadrà solo sul maggiordomo. Ah,
Perché qui c'è anche un maggiordomo. Certo, in ogni giallo che si rispetti, chi è il colpevole è sempre il maggiordomo. E qui entra in gioco il mio travestimento, quello che avevo prima, no? In poche parole, la colpa ricadrà sul maggiordomo, che in realtà non esiste perché sono io travestito. Geniale! Allora, ascolta, potrei travestirmi anch'io da maggiordomo, così due maggiordomi... E io potrei vestirmi da cameriera, così due maggiordomi da cameriera... Ma, scusami, ma tu sei già vestita da cameriera. Hai ragione, scusami. Scusatemi, va bene tutto, ma io non ho mai visto un giallo con due maggiordomi e una cameriera. Appunto, la novità. Ma lo dici per rompere le acque, allora? Sì, e poi ci facciamo anche un figlio, semmai per confondere le acque. Allora, facciamo così. Prima le confondiamo e poi le rompiamo. No, prima le rompiamo e poi le confondiamo. Sì, va bene, basta romperle. È proprio come un gavettone, no? Ma scusami, è una cosa importante, sì. Ma sei sicuro che lui verrà qui? Certo, l'ho invitato io, sta arrivando. Io non sono ancora convinto. Ma dai, fallo in nome della nostra amicizia, Norma. Ma quale amicizia, amicizia? E allora fallo in nome del nostro amore, no? Nostro? Cioè, dell'amore per la tua ragazza, no? Comunque, alla fine di questa giornata potrei avere la tua bellissima racchetta da ping pong che hai sempre desiderato, Norma. Con anche le palline. Sì, anche le palline. E anche un tavolo. Quel tavolo! Ragazzi, sento dei passi, li riconosco. Sono certamente quelli di mia zia. Vedrai che fortuna che ha. Speriamo sia davvero così. È meglio che mi nascondi. Vedrai, vedrai. Ho vinto il primo premio alla lotteria! Hai visto? Ma come? E i soldi? Pochi, vince soprattutto oggetti, cellulari, macchine fotografiche, addirittura anche macchine radiocomandate. Resta il fatto che ha sempre un'immensa fortuna. Poi... Sì, e scusa, tu dovresti ereditare... Il culo pazzesco che ha la zia. Lì per terra ci sono 20 dollari. Hai visto? Ma scemo io che ti sto anche ad ascoltare. Pensa, nipote mio. Dalle retta un po' andata con la testa a non riconoscere le persone. Che sono venuto a trovare. Oh, lo sai, zia, che vengo sempre a trovarti molto volentieri. Sì, ma quel deficiente lì dietro chi è? Perché a te ti ha riconosciuto subito? Scegli una carta. Dalle retta, dai. Vediamo, non lo so. 7 di picche, ho vinto io. Ma io veramente non l'ho scelta. Mi devi 20 dollari. Ma dagli, non fare taccagno, su, va bene. Eccoli qua. Grazie. Vuoi giocare ancora? Guardi, è meglio di no. Primo perché non ho capito molto bene le regole. E poi al gioco sono sempre stato un po' sfortunato. Fa niente, tranquillo, sono facile, te le spiego io. Allora, devi scegliere una carta. Vediamo un attimo. 9 di picche, ho vinto io, mi devi altri 20 dollari. Ma io l'ho la scelta! Dai, avrai la tua rivincita questa notte, tranquillo, Norman. Dai. Norman, lo sai che la camera è proprio carina, credo che di aver cambiato idea potremmo fermarci qui per una notte. Ma ne sono felice. Carina, nipote mia, sei venuta anche tu. E io veramente... È aterosclerotica. Aterosclerotica lo dice a tua sorella. Oh, quello che vuole però lo capisce la signora. Irina, saluta la zia. Ciao zia. Ma sei già tornata dalla Russia? Norma! Sì zia, è già tornata. Anche tu, no? A seconda, la fai finta di essere russa. In che modo faccio finta di essere russa? Ma non lo so, la sai dire qualche parola in russo. Sì, tipo Gorbaciov, Papavesina... No, quello lì è polacco! No. Applicati! Scusa, mamma mia! Hai sentito, zia, quello di cui stavano parlando? Certo, mica sono deficiente, vado in cucina a prendermi qualcosa da bere. Linda, non fare domande che sono già in crisi, è già abbastanza difficile così, eh? Va bene, tranquillo. Ero solo venuta a cercare il maggiordomo. Devo fargli vedere una cosa in camera mia. Comunque, scusami se ti saluto solo adesso. Ciao, Bill. Ciao, come Linda. Stai? Cosa ci fai anche tu qui? Ho voluto dare una bellissima notizia al tuo fidanzato, che ci vedevamo da un po', volevo renderlo partecipe, che finalmente mi sposo! Tu ti sposi? Perché ride tu? Bates, vai a chiamare il maggiordomo, per cortesia. Mi sposa. Va bene, vado a chiamarlo. Vabbè. E scusami, il tuo travestimento? Non ho trovato niente in camera e quindi... Mannaggia. Scegli una carta. Questa. 9 di picche, ho vinto io, mi devi 20 dollari. Norman, daglieli tu. Io? Non ho il portafoglio. Questa serata però comincia davvero a costarmi molto caro, eh? Sì, questo è un po' tietto. Ho sentito che mi ha chiamato, signora? Sì, volevo far vedere una cosa in camera mia, ma prima devo dire una cosa a Bates. Non è che me lo chiama un attimo? Ma era qui un secondo fa, Bates. Infatti, me lo va a chiamare? Vacci, Bates! Ugo? Va bene, vado a chiamarlo. Vabbè, comunque, spero che
almeno questa sera sarà una bellissima festa. In fondo, il salone è ampio. Mancano solo gli invitati. Speriamo siano simpatici. Mi cercavi, Linda? Sì, devo dirti una cosa, sì. Ma porca miseria, me la sono scordata. Non è che mi vai a chiamare il maggiordomo così gli faccio vedere quello sì, che... Sì, ma vatti da sola a vedere le camere, scusa, devi dirlo a me, basta. Ma non arrabbiarti, stai calmo. No, allora, Bates voleva soltanto dire che il maggiordomo sta cucinando la cena per questa sera e quindi non può essere qui presente, però verrà lui in camera a vedere ciò di cui tu hai bisogno. E allora andiamo, muoviti. E intanto che vai là, se la vedi, mandami la cameriera. Va bene. Ah, è lei. Mi dia le carte qua. E adesso giochiamo. Ne scelga una. 7 di pink ho vinto io, mi devi $20. Guardi, questo gioco veramente mi ha letteralmente stufato. Via! Caffone! Mamma, mi sa che la tua fidanzata è gelosa della cameriera. Non ho appena sentito che la cercavi, mi ha subito spedito via. Comunque, resta il fatto che nell'altra stanza ho sentito nel vialetto parcheggiare una macchina. Mi sa che è arrivato. Tu, adesso, accoglili senza farti vedere. Senza farmi vedere. Senza farti vedere. Senza farmi vedere.